Ma credo di sì, non credo che non abbia problemi. Sì, computer. Perfetto. Andiamo avanti. Siamo al finale? Una domanda alquanto interessante. Finale no, finale sì. Però comunque ci siamo arrivati. Ok. Facciamo sto maledetto finale e si va avanti. Ho pure un mal di testa. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare, ma alla fine sembrava malvagia. No, avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo. Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo. Si riprenderà. Andiamo al tempio di Tyr un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Perché siamo costati a Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya. L'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita. Ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. Sì. Un po' troppo stupida. Avete trovato in giro? Niente di interessante. Ah, la sua. Non possiamo più potenziare un calcio. Questo è interessante, ma non ce l'abbiamo. Le soluzioni ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Ci dobbiamo pigliare solo questi due. Siamo a posto. Wow, carina però come natura. Questo però non era male, però minchia quanto. Proprio una merda. Vabbè. Portatele presto. Ho un piano. Ah, cazzo, ho sbagliato. Potenziale quello della vita è gatto. Allora, un coglione. E buona fortuna sto cazzo. Che cazzo me ne frega a me della vitalità? Inferisce una barriera protettiva che impedisce ai nemici di friggere. Aspetta.
fortuna. No, fortuna un cazzo. Ci siamo. Beh, se tutto va secondo i piani, seleziona Jotunheim e ci arriveremo. Forse. Vediamo. Solo te ci vorrei uscire, dai. Ragazzo, la testa. Preparati. Oh, ok. Preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto. Com'è spiacevole. Ora, ragazzo. Sente la vibrazione del controller, compare. Ci siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontano. Lo vedremo. Vorrei dire una cosa prima di continuare. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi seni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta! Scusate. Volevamo assistere. Ok. Oh no. No, 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 no. Va bene, diamine, va bene. Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, no, non posso. Oh. D'accordo. Pronto? Vieni. Non montarti la testa, campione. Va bene. Bene, dai, su. Che ci vuole? Devo incazzarmi? Ah, devo muovermi io. Guarda, siamo sulle dita del gigante.
Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. È fatta. È fatta. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ragazzo. Ah, piccino. Fammi correre, bastardo. Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Meglio che non senti le voci. Puttana Eva. Ehi, c'è nessuno? Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Odino e Thor hanno rovinato la vita a tutti. Bello però. Ah, chi è il guardiano? Dovrei sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. Aspetta, padre! Sta accadendo qualcosa! Qual è tua madre? È la tua ascia. È mia madre. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti. Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come? E la battaglia con Baldur? Era già scritto. Ma è appena accaduto. Era già scritto. Cioè, sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Ma che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Esatto. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto?
Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Sì, anche. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Sì. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia. E poi, finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Cazzo però. Così però. No, eh. Così no però, eh. Porco due. Non so se ho bestemmiato in questa rana. Guarda, però è della mamma. È stata qui. Certo. Sapeva dove saremmo andati. Sì, è come se fosse stata sempre con noi. È sempre stata con noi. Proteggerci. Guidarci verso casa. Finiamola. Sì, non ci sono manco segreti. Cazzo. Porca puttana. No. Facciamolo insieme, figliolo. No, bravo Kratos, bravo Kratos, bravo. Giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Esatto. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante, io sono parte gigante, parte dio. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. E Loki è il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Sì. Ma perché? Loki. Ci penseremo un altro giorno. Loki. Torniamo a casa ora. Loki. Loki. Ultimo desiderio.
Adesso tutto è chiaro. Lei voleva che la portassimo qui per stare con la sua gente. Sì. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo o che rimanesse un segreto. Bella domanda. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero? Tutti gli spartani sono grandi guerrieri. Addestrati dalla nascita, la vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità. Esatto. E bontà. Bene. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellii con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. E Mimir se l'è persa. Sì. Mi piace le tue gambe lì, distese. Bella storia. Capisco che tu voglia tornare a casa, ma scommetto che da qualche parte ci sono altre valchirie da liberare, altra gente da aiutare. Forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Dimmi, che cosa avrebbe fatto Atreus lo spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. Già. Meno male. Così felice di vedervi. Non ne potevo più di questi nani. Che è successo, Mimir? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? Va bene. Esplora con Atreus. Continua a esplorare con completi favori dei nani, libera i draghi, viaggia verso... Muspelheim, Nymphelheim, trova nuovi oggetti nel negozio per ottenere equipaggiamenti potenti. Corrotte, valchirie rilevate. Le pistole di tutte le valchirie corrotte sono state rilevate sulla tua mappa. Really? Scusami, una è qua. Cos'è questo? Ah, squarci dei regni. Come, solo uno? Ah, un altro qua. Un altro qua. Qua non ce ne sono. Neanche. Nuovo gioco più di questo di iniziare una nuova partita del tuo equipaggiamento e gente tenabile come tu. Ok. Ah, di già così. Va bene ragazzi. Noi non esploreremo, noi andremo verso il finale. L'esplorazione lo faremo in gameplay. Prima di tornare a Midgard, devo avvertirvi che è passato più tempo di quanto e la tormenta è iniziata quando avete ucciso Balor. È diventata qualcos'altro. I presagi si realizzano. Presagi dell'arrivo dell'inverno? Non un semplice inverno,
a uno che durerà 3 estati. E una volta finito, sarà in Ragnarok. Ragnarok. Dalla neve. Neve. Tanta altra neve. E poi la fine del maledetto mondo, più o meno in quest'ordine. Un'altra profezia. No, la profezia non prevede che ciò accada prima di altri 100 anni. Hai cambiato qualcosa. La profezia non ti aveva considerato. Vabbè, chi se ne frega. Te lo ripeto, è il Fimbulwinter. Me lo sento nelle palle. Stavolta si fa sul serio. Smettila. Mi fai molto innervosire. Prima o poi doveva pur nevicare. Non è solo lui, lo sai bene. È la fine di tutto. Perché mi costringe a essere un signore? Ragazzi, parliamo solo del tempo. Sì. Ultimamente fa un po' freddo. Vuole dire che il Fimbulwinter è alle porte, ragazzi. L'ultimo inverno. Me lo sento nelle palle. Sì, abbiamo capito. Se siete diretti verso casa, cercate di non fermarvi e di non morire. E se non siete diretti verso casa, idem. E vi serve questa volta? Vorrei capire, grazie. Attacchi nuovi? Vabbè, ma cos'è sta roba? Bello. Buono. Come vi pare? Le valchirie avranno il loro tempo. Ok. A parte che non c'è bisogno di andare dove dobbiamo andare, andiamo direttamente così. L'esplorazione la faremo in game plus insieme a voi. Ci sono scene da saltare, le saltiamo. Buon, basta. No, cavolo, la torre ha mangiato la pietra dell'unità, vero? Volevo volare. Già, è proprio un peccato. Tanto le chicchifine le faremo in game e buon, basta. Plus, vuol dire. Questo gioco si merita una seconda giocata. Siamo a casa. Sembra che sia passata una vita. Ci sono un po' di spifferi, ma è meglio che avere pezzi di corteccia nelle chiappe. Già. Ora riposa. Dormirò tutto l'inverno. Ma non è da girare, Avevano detto che c'erano dei indizi, tipo delle scritte con, cioè, dei giocattolini. Non sei stanco? Stai zitto, decido io se sono stanco o no. Ho scritto tipo Loki da qualche parte. Se cerchi bene. Però a me non mi interessa, quindi. Ok. Può andare. Dormi. Sto già dormendo. Anni dopo.
Cosa? Il tuo arco. Cosa vuol dire anni dopo? Cosa vuol dire anni dopo? Atreus, sei pronto? Sì, ho fatto un sogno assurdo. Il Fimbulwinter era finito. E Thor era venuto a cercarci, qui a casa. Era solo un sogno. Ma sembrava diverso. Sembrava reale. Sembrava il futuro. Allora ce ne occuperemo domani. Oggi dobbiamo fare altre cose. Vieni. Ah. Così. Ebbene, ragazzuoli. È stato un piacere e ci vediamo alla prossima live. Faremo le Valchirie in new game, che è più logico secondo me perché sono più difficili. Almeno siamo belli potenziati e niente. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Con New Game Plus, ma in futuro ovviamente. Ora ci dedicheremo a Nioh. È finito Nioh, ci dedicheremo a Dragon Quest 11 e cercheremo di finirlo il più presto possibile. Quindi vi ringrazio a tutti e alla prossima. Grazie per questa avventura bellissima che abbiamo passato insieme. È stato interessante, bello e niente. Vedremo adesso in futuro cosa avremo da fare. Magari in questo momento io vado avanti con il gioco per i cazzi miei e niente, ci becchiamo il New Game Plus. Ah, troppe cose ci sono da dire, ma le diremo in New Game Plus. Vi ringrazio ancora e alla prossima.